Pietro Fragasso, sono il presidente della cooperativa sociale Pietra di Scarto di Cerignola. Siamo qui a Equa per raccontare la nostra esperienza di gestione di un bene confiscato alle mafie a Cerignola, dove sostanzialmente coltiviamo oliva bella di Cerignola, che è un'oliva DOP tipica del territorio, attraverso un obiettivo fondamentale, che è quello di dare nuova vita a quelli che erano patrimoni appartenenti a boss del territorio, boss affiliati alla mafia del territorio, e facendo soprattutto un'economia di liberazione, cioè riuscendo a fare attività di inserimento lavorativo in un territorio sostanzialmente dominato da una subcultura mafiosa, dove è molto difficile che l'attività di cooperazione possa avere un reale sviluppo. Grazie ad Altromercato e grazie anche all'attività con Libera riusciamo oggi a dare occupazione, a dare opportunità lavorative, perché il senso dei beni confiscati sta proprio nella possibilità di creare lavoro vero, e attraverso l'attività di produzione noi riusciamo a dare anche un messaggio politico, riusciamo a incidere sostanzialmente su questa realtà e a dire che creare occupazione, fare lavoro attraverso la cooperazione sociale, soprattutto liberare dei beni confiscati alla mafia, è possibile. Tant'è vero che sulla struttura che insiste, sul laboratorio di legalità Francesco Marcone, che è il nome che abbiamo dato al bene confiscato, ricordando la figura di Francesco Marcone, che era il direttore dell'ufficio del registro di Foggia, ucciso il 31 marzo del 1995 dalla mafia foggiana, oggi abbiamo scritto "Qui la mafia ha perso", ed è un messaggio che non vuole essere forma di superbia rispetto a quello che c'è. Non vuole dire che a Cerignola la mafia abbia perso, ma vuole dire che lì, su quei 3 ettari, su quel capannone, su quella struttura, di fatto lo Stato ha vinto su un'attività mafiosa grazie alla legge 109 del 96, che è la nostra stella polare. Noi gestiamo questo bene confiscato dal 2010. Non abbiamo di fatto mai avuto delle ritorsioni o comunque delle dimostrazioni, ecco, di violente rispetto al nostro operato, tranne che il 25 aprile dell'anno scorso, quando, andando lì sul bene confiscato, ci siamo trovati davanti a una scritta che voleva sbugiardare quello che è scritto appunto sul terreno, e cioè che ha vinto la mafia. E poi c'era scritto anche "pezzo di merda", che era, diciamo, l'avvertimento, e il pezzo di merda in questione dovrei essere io. C'è stata una bellissima mobilitazione pubblica. Ci siamo ritrovati poi il 1° maggio successivo, insieme al prefetto, insieme al questore, insieme alle forze dell'ordine, ma soprattutto insieme a tanti altri cittadini, a cancellare insieme quella che era stata sostanzialmente una violazione di un bene confiscato, che poi di fatto è un bene pubblico. Ricordiamolo sempre, i beni confiscati sono beni pubblici, e quindi la violazione non è mai verso una persona, una cooperativa, ma verso la collettività che è proprietaria di quei beni. E abbiamo fatto una bellissima manifestazione che si è chiamata "Cancelliamola", dove insieme a tutte le forze dell'ordine, a tanti bambini, a tante famiglie, abbiamo cancellato quella scritta, abbiamo riportato laddove c'era quel pezzo di merda la frase famosissima di Via del Campo, che dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fior, proprio perché, come dire, abbiamo ripurificato, soprattutto rifertilizzato quel luogo in maniera simbolica, dopo che c'era stato quell'abominio. Ecco. Attualmente siamo impegnati in un'attività di rete che vede, diciamo, insieme alla Regione Puglia, insieme a tante altre realtà del territorio, un progetto di liberazione dei ghetti che insistono in Capitanata. La Capitanata purtroppo è famosissima, attualmente da un po' di anni vive questo fenomeno, che è la mafia del caporalato, collegata direttamente alla filiera delle agromafie. Esistono luoghi come il ghetto di Rignano, come quello di Tre Titoli a Cerignola, dove ci sono persone ridotte sostanzialmente in schiavitù, che abitano in condizioni drammatiche, molto spesso sotto schiaffo del caporalato. L'idea che è venuta fuori a un gruppo di ragazzi del Senegal è quella di liberare questi posti, provando a creare cooperative ed ecovillaggi che potessero dare dignità dell'abitare a queste persone. Il progetto è molto ambizioso, la Regione Puglia ha appena emesso un documento che si chiama "Capo Free Ghetto Off", che prevede proprio la chiusura dei ghetti, proprio per attaccare i caporali e le filiere mafiose che sono dietro le figure dei caporali. Be fair, be free, vieni a Equa. Thank you.